Lorenzo Guerini, il Partito Democratico di fronte alla legge di stabilità, con quali premesse, con quali intenzioni si entra in Parlamento? Ma si entra in Parlamento con l'intenzione di dare forza a una legge di stabilità che si è posta come obiettivo quello di cambiare verso alla politica economica di questo Paese. Superiamo la stagione dell'austerità, continuiamo nel lavoro che abbiamo iniziato lo scorso anno di incentivare la crescita, lo sviluppo e il lavoro, affrontiamo con determinazione il tema della lotta alla povertà, consentiamo ai comuni di avere più risorse intervenendo sul patto di stabilità per realizzare gli interventi nelle loro comunità. Entriamo con questo spirito, dopodiché il dibattito in Parlamento sicuramente arricchirà ulteriormente i contenuti delle leggi di stabilità, ma io penso che l'impianto complessivo di questa legge non sia da toccare. Dai territori si guarda con un po' di perplessità, uso questo termine, al dibattito più mediatico probabilmente che altro tra le diverse anime del partito. Da vice segretario, come lo leggi e cosa puoi dire a chi guarda appunto con perplessità? Che qualche volta comprendo le perplessità, perché qualche volta sono anche le mie. Spesso ci troviamo un po' a guardare il nostro ombelico, a riflettere su noi stessi e a dimenticarci un po' la missione che ci è stata affidata in questo momento nel Paese. A noi è stata consegnata la richiesta di fiducia, le attese di futuro di molti cittadini italiani. Ci chiedono di governare, di farlo bene, di fare le riforme di cui ha bisogno il Paese, di rilanciare la nostra economia, di costruire occasioni e opportunità per tutti. E qualche volta insomma, noi sembra che nel nostro dibattito non abbiamo consapevolezza di questa missione che ci è stata affidata e ci perdiamo in un dibattito interno che è spesso di posizionamento e sterile. Però insomma, girando per i territori, vedendo qual è il nostro partito, vedendo come i nostri militanti guardano al lavoro che stiamo facendo, si sentono coinvolti nel lavoro che stiamo facendo, io credo che venga per noi un'indicazione chiara: continuare in questo lavoro con determinazione, con forza, con coraggio, cercando di associare a questa impresa tutto il Partito Democratico. E a chi accusa il PD di perdere o rischiare di perdere la sua anima di centrosinistra, come replichi? Ma mi pare un'accusa un po' campata per aria, questa legge di stabilità tra l'altro lo dimostra. Ci è stato chiesto in questi anni di superare la stagione dell'austerità e non lo stiamo facendo. Ci è stato chiesto di utilizzare tutti gli spazi di flessibilità che i trattati europei consentono per alimentare la crescita, lo stiamo facendo. Abbiamo messo al centro il tema del lavoro intervenendo sia sul piano ordinamentale che sul piano della sostegno alle imprese che assumono e lo stiamo facendo. Abbiamo dati che ci dicono che il lavoro che abbiamo iniziato sta andando nella direzione giusta. Affrontiamo il tema della povertà, affronteremo il tema dei diritti civili. Cioè, mi pare che l'agenda del governo di questo Paese è un'agenda fortemente riformista di impronta di centrosinistra. Fuori da questa agenda io credo che ci sia spazio per una sinistra diversa, la sinistra cioè che vuole fare testimonianze, una sinistra che non vuole fare i conti con la responsabilità e la sfida del governo.